Beh, se di mio segui soltanto questo canale, è bene che ti introduca a questa rubrica che vedrai occasionalmente. Tutto è partito ormai 7 mesi fa, settembre, gelatino in mano in centro a Torino o l'illuminazione. Qualcuno potrebbe accusarmi di essere storicista, io in fondo nei dischini vado sempre indietro negli anni, spesso parecchio. E se ci concentrassimo un po' più sul contemporaneo? Su quello che succede nelle vostre sale prove, camere, studi di registrazione? Da lì l'idea del bollettino dell'underground. Misi alcune semplici regole sul sito della band, proponendovi di mandarmi tutte le vostre pubblicazioni degli ultimi 4-5 anni, EP, album. Ebbene, partecipaste in una cinquantina circa, di cui feci il primo video con i primi 5 selezionati nel canale della band. Ecco, questa rubrica, sebbene occasionale, succederà penso un 3, massimo 4 volte all'anno, si sposta qui, nel mio di canale. E, con qualche mese di ritardo, riprendiamo da dove eravamo rimasti. La peculiarità di questo bollettino dell'underground, che qualcuno apprezzò con i commenti della prima puntata nel canale della band, è il suo muoversi dannatamente a zigzag nei generi, in modo molto repentino, e per rendere l'idea oggi tratteremo di thrash metal, hit pop, progressive folk, un cantautoriale un po' stralunato e dell'alternative. È indubbio che ancora oggi si continui a far musica in ogni lato d'Italia, con grande dedizione, con proposte anche interessanti. Ma è amaro vedere come l'evoluzione del web, soprattutto negli ultimi 10 anni, malvada a conciliarsi con l'ascolto integrale di un album, un ascolto serio e che non sia un mero contorno di qualche video su TikTok. Su questo ne ho parlato già un po' nel precedente video di qualche giorno fa. E a tal proposito doverosa una precisazione. Nella scheda iniziale di ogni progetto metterò i numeri social. E non sarà per dare spessore ai progetti a partire dai loro numeri, ma per mostrare anzi quanto qualità e numeri social siano nella maggior parte dei casi scollegati tra di loro. Fun fact, vi dirò di più. Tra tutti i progetti che ho ricevuto, quello che aveva più follower faceva decisamente cagare. Altra precisazione prima di partire: se nella scorsa puntata ho portato dei progetti che apprezzai incondizionatamente tra il molto buono e l'ottimo, beh, a questo giro siamo più tra il molto buono e buono. Quindi troverete dei progetti molto validi che mi sono piaciuti di gusto, altri che ho trovato validi ma con qualche distinguo in più e che ho voluto presentarvi lo stesso perché magari interessanti per un dibattito o perché coraggiosi nella proposta artistica. E quindi andiamo di altri 5 interessanti progetti tra i circa 50 che portaste alla mia attenzione. Vi ricordo che le candidature sono chiuse e se ne riparlerà per la prossima stagione. Nduma! Primula rossa tra tutte le proposte che ho ricevuto, in quanto i Via Vai sono la band dalle sonorità più recenti, contemporanee in assoluto, annoverabili nel cosiddetto hit pop, che è tutto quel indie italiano che ha iniziato a proliferare da inizio anni 10, che lungo gli anni si è rivelato molto meno indie dei propositi iniziali, e da lì lungo gli anni una presa di coscienza, il cambio di nomenclatura in hit pop. Mi riferisco alla generazione di Calcutta, che regna incontrastato, i The Giornalisti, Bianco, Colapesce, Exotago e così via. Genere rischiosissimo, questo va detto, perché è veramente un attimo a fare roba ruffianissima e stereotipata, ma qui mi sento di dire che non succede e pertanto questi freschi ventenni vanno premiati. Qui, a differenza di altri casi, beh, sento il tutto come piuttosto sincero. Non un album, ma 5 singoli, quanto basta per avere un'idea generale, ovvero un pop solare, catchy, la freschezza del sì, ok, qualche presa male, ogni tanto qualche ragazza mi fa penare, non ho passato l'ultimo esame di statistica, ma alla fine sti cazzi, ho 20 anni. Chissà quante altre volte mi reinventerò.
uno spirito delizioso. Musicalmente, ciò che rende pregevole questo progetto è una certa consapevolezza armonica. Bravi, pur predicando la massima leggerezza nello spirito, nelle sonorità, c'è un ragionare ad accordi di settima che dà maggiore dimensionalità a quel mood, spianando poi la strada a un cantato anche lui di buona interpretazione. C'è qualche momento più spigliato, come nel brano Cha Cha, che immagino sia un'ottima carta da giocarsi live, ma i momenti più interessanti sono quelli romance, con Commistione di caso o Settembre, che strizzano l'occhio alla lontana al cosiddetto bedroom pop di fine anni 10. Non esistono a soli, il che è prevedibile, ma c'è un buon tuttofare che si districa tra tastiere e chitarra, comunque con arrangiamenti efficaci e senza mai far mancar nulla. Qui è successo un bordello poi, perché per un minuto e mezzo sono andato a tessere le lodi di questi Via Vai sul fatto che avessero un canale YouTube in cui facevano vlogging dei concerti in chiave molto carina, colorata coi meme, per poi accorgermi in fase di montaggio che era un cazzo di gruppo omonimo. Ho avuto un campanello d'allarme quando vedevo che c'era una ragazza nell'altra band e allora porco. Quindi qualche complimento in meno, peccato perché facevano dei video carini quegli altri. Oh minchia, anche voi però, quando scegliete un nome prestate la massima attenzione. È un attimo che in giro trovate 5 omonimi. Comunque vabbè dai, bravi lo stesso. Ma quegli altri Via Vai sono più bravi con YouTube. Cercando stanze tutte bianche e colorarle di elettroni per baciare la libertà. La Belle Époque. Non è facile trovarli cercando su Google, per via di molti artisti, band omonime, oltre al periodo storico, uno dei primi risultati è Wikipedia. Ma raschiando bene ci si imbatte in questo gruppo bergamasco, attivo da ormai 15 anni e di cui questa release Demoni risale a 3 anni fa. Beh, del resto, nell'essersi formati nel 2009, erano anni in cui quando pensavi a un nome per la tua band, l'indicizzazione di Google non era uno dei tuoi primi pensieri. Si presentano come gruppo alternative rock, ma ad approfondire un po' ci si imbatte in un più generico pop rock dal taglio cantautoriale, dall'umore assorto e dai sintetizzatori emancipati. Brani di facile fruizione, lineari, sobri nelle strutture, ma molto forti nella personalità, andando a ritrarre la vita di provincia, quella grigiastra, sgualcita, che può lasciare troppo spazio alle turbe dell'animo. Del resto quest'album vuole rivolgersi ai demoni, sì, ma quelli interiori, con cui molti là fuori si trovano a combattere nel quotidiano. Questo progetto spinge particolarmente nel cantato, che pur senza cavalcare molti umori diversi è ottimamente interpretato. Subito dietro, come vi dicevo, dei sintetizzatori ricchi che scomodano talvolta la drum machine, e come tipo di suoni pescano spesso e volentieri dai sintetizzatori FM degli anni 80. Mi ricordano un po' i Diaframma, ma nel periodo di più larghe intese degli anni 90 o fine 80, ma con una maggiore identità tastieristica che in dei momenti regala anche delle belle digressioni armoniche. Quest'ultime, piuttosto azzeccate, mi fan pensare che sia il tastierista a comporre i brani. Se ho ben visto, bravo, è perfetto esempio di quanto ci sia penuria di tastieristi in giro e quanto valore possano portare nella composizione. Se invece non li compone lui, sarà comunque un po' l'istrumentista che li compone. Questo è un ascolto profondamente autunnale, prodotto con tutti i crismi, con lo sguardo volto ad almeno 25 anni fa. Lungo l'ascolto, una riflessione: che sia troppo dark per gli ascoltatori più casual e che sia troppo pop per i darkettoni?
Potrebbe darsi, io forse avrei cavalcato di più quegli umori più crepuscolari, ma già così il risultato ben inteso è rispettabilissimo e con una sensibilità superiore alla media dei gruppi underground. In ogni caso, ottimi veramente i videoclip, un trittico di singoli estrapolati da quest'ultima fatica, a opera di una videomaker tale Erika Errante che ha fatto un ottimo lavoro, molto aesthetic e empatico con gli umori dei brani. Quindi a mio avviso, se volete buttare un orecchio a questo gruppo bergamasco, buttate ancora prima un occhio a quei tre videoclip che sono il miglior biglietto da visita possibile. Cosa vuoi? Un minimo di tranquillità. In fondo poi so bene che non ti piacerà. Pensi prima o poi li rivorrò. Da Crema, i Turbicide portano alla mia attenzione un EP risalente al 2019, nonché la loro unica release fino ad oggi. L'EP di 6 tracce, Mutant Kind, che ci fionda nel thrash metal più canonico. Tutto è esattamente dove dovrebbe essere. Un cantato un po' atonale di gusto teutonico, riff veloci e affilati, comparto ritmico tirato di batteria hardcore e basso... il basso non è mai stato questo gran punto forte del thrash metal, tanto meno quello più schierato che di solito è molto relegato alle toniche, ma questa è una mia considerazione meramente da bassista, fa perfettamente il wall of sound che deve tirar su. Però apro una parentesi, qualcuno salvi il basso nel metal estremo, porco il clero. Ciò che funziona bene in questo EP, che alla fine è il criterio per cui decretare la qualità di tanto metal, è il riff writing, inequivocabilmente trash ma originale, poliedrico e senza neanche ricorrere ad accordature detuned per raggiungere prima il risultato. No, qui si combatte da eroi accordati in mi onore a te. Vari ritornelli lasciano spazio poi a dei blast beat che avrebbero meritato qualche sovraincisione in più nei momenti giusti per creare più climax, in un ascolto che sono certo a livello live sia godibilissimo. Anche certi assoli sono particolarmente godibili. Detto ciò, tutto il resto è esattamente dove dovrebbe essere, non una virgola in più, non una virgola in meno, massima fedeltà al metal di metà anni 80. E se fosse uscito in Italia un prodotto del genere in quegli anni, qualcosa di carino sarebbe potuto accadere, secondo me. Ascolti del genere nel 2024 stimolano un dibattito diverso. Queste sono pur sempre delle sonorità che hanno visto il loro apice ormai 35 anni fa, anche qualcosina in più. Come sfuggire a questa sindrome perenne degli anni d'oro? Il caso del thrash metal è uno dei più lampanti di tutti. Pochi generi all'interno del metal si sono rivelati negli anni così canonici. E secondo me la soluzione, il portar doverosamente del valore aggiunto oggigiorno, starebbe nel portare qualche stimolo armonico in più. Questo, la più grande lezione la custodiscono penso i Voivod. Oltre a espedienti meramente studio, quale l'utilizzo di ghost tracks anche tastieristiche, o riverberi nei punti giusti per creare spazialità, e qui scomoderei addirittura la scuola di Devin Townsend degli Strapping Young Lad, sebbene io ora stia parlando di un altro genere. Insomma, queste soluzioni che io auspicherei per il thrash metal odierno non sono neanche così invasive. Mi rendo conto della sacralità di fondo, ma verso cui una riflessione è d'obbligo, secondo me, nel 2024. Questo ovviamente al di fuori dell'ecosistema metal old school, che sempre esiste e sempre continuerà a esistere, magari
magari con qualche ruga in più nel metallaro medio. E anzi, vedo con piacere dalla loro pagina Facebook che l'attività live è buona, continuativa, in salute, cosa oggigiorno tutt'altro che scontata. E sono certo che in quella dimensione i Terbioside funzionino alla grande. Se sei un thrasher, infatti, puoi far finta che negli ultimi 3-4 minuti non ho detto nulla e questo EP soddisferà sicuramente ogni tua esigenza. Mi arriva una mail come Lidia Manzano, ma non è una donna, bensì un ragazzotto che ha anagrammato il suo nome e cognome e che nel 2019 ha droppato un album fatto tutto da solo. Cantautore? Ma anche un po' oltre. Qui il sapore è proprio di one man band, perché c'è particolare attenzione per il comparto strumentale e l'ascolto che ne consegue è piuttosto band oriented. Dalla provincia di Arezzo, questo albo di 8 brani colpisce particolarmente per la sua identità sonora. La produzione è fresca, le chitarre molto azzeccate, di scuola alternative, anche un po' di neopsichedelia, clima riverberato e uno spirito serafico di fondo. È una sciallezza un po' alla Mac DeMarco, se avete presente. Va da come va, da quel vivere di accordi maggiori e sospesi, per cui alla fine, se il mondo casca, basta spostarsi di un poco. Alla fine vedi, tutti si preoccupano, ma là fuori c'è un sole che spacca le pietre, quindi sti cazzi. C'è anche qualche momento più psichedelico, se vuoi, ma è giusto una sbandata del momento, perché se ciucca deve essere, di sicuro non è una ciucca triste. E su questo empatizzo, perché anche io, quando mi tiro giù due pinte di Tennens, divento un buon giullare. Quest'album su YouTube è accompagnato da dei lyric video, uno per ogni brano, semplici ma con delle raffigurazioni piuttosto simboliche, oltre che animate, che nel loro piccolo fanno trasparire la consapevolezza artistica di fondo. Io non conosco questo Lens, ma così a fiuto mi sembra uno piuttosto arty anche nel quotidiano. C'è un'unica cosa che non mi fa uscire del tutto sazio da questo ascolto, e qui scomodo di nuovo il mio amato Mac DeMarco, soprattutto quello degli esordi, quel po' di profondità armonica in più. Ah, se avessi buttato qua e là delle settime maggiori, settime dominanti, seste diminuite, accordi anche di passaggio, già avevi i suoni perfetti. Con quel piglio armonico in più ti saresti preso di prepotenza anche un po' di bedroom pop, genere di altissimo potenziale, proprio quella carta che prima ho apprezzato nei Via Vai, ma con anche dei suoni superiori, una formula che avrebbe potuto penetrare orecchie in modo ancora più trasversale. Non è questione di trasporre ovunque ci siano accordi in triadi, trasformarli tutti in quadriadi, non dico questo, ma dare quel po' di pathos qua e là dove serve, e aggiungendo qualche sequenza, un bridge in più, un pre-ritornello in più e così via. L'augurio sentito e di tenerlo a mente per la prossima fatica, perché già così l'ascolto è un bel interludio primaverile che suona molto più al passo coi tempi di altra roba sentita per questo bollettino. Quindi in bocca al lupo alla sedicente Lidia per le produzioni future, forte di uno dei migliori sound riscontrati in questa prima carrellata di candidature, e pertanto non cambiare mixing e mastering, perché è stata squadra vincente. And the guy at the gas station, I can tell that you're suited. In Panama, Panama, honorary citizenship, I sign the living's honor. I am
still in the flat. Wind that. Quest'album è il più bizzarro e controcorrente in tutto il materiale ricevuto, al punto che, sarò sincero, ve lo propongo anzitutto per un fattore curiosità. Da Bari, in una formazione abbastanza promiscua e capiremo il perché, un impensabile quanto ambizioso concept album doppio sull'imperatore Federico II di Svevia, di cui questo è la prima parte, ci sarà una seconda che è in lavorazione. Quindi a tutti gli effetti un doppio concept album. Già questo volume 1 basta per aver presente tutti gli intenti. È talmente concept album che talvolta strizza l'occhio al concetto di audiolibro. Uno di quei casi in cui c'è una tale dedizione alla storia da rendere i testi una condizio sine qua non, non puoi distrarti. In Italia mi viene in mente un precedente storico di ormai 50 anni fa, Il latte e miele. Gemma nascosta del progressive italiano che così impostarono due concept album, molto prosaici per l'appunto, di cui il primo fu sul Vangelo secondo Matteo. Precisiamo anche che con questo ascolto si parte alla grande, una gustosissima overture che vuole tirare fuori tutta la potenza di fuoco di questo progetto, come è tipico delle overture. E salta fuori un rigoglioso progressive folk in cui protagonista qui è il flauto, scelta deliziosissima e con grande orchestrazione di fondo. È dal secondo album che scopriamo la vera dimensione di questo ascolto. Il format molto prosaico che è peculiarità e al contempo limite di questo disco. Sì, perché tanto apprezzabili sono le digressioni strumentali, dove l'animo prog si irradia e lo fa bene, con impeto, quanto vincolanti sono le narrazioni che, seppur cantate con trasporto, seppur con dei testi molto studiati nelle rime, rendono il flusso particolarmente intermittente. Mentre lo ascoltavo mi è venuta in mente la similitudine perfetta. Hai presente Sonic? I titoli del Mega Drive in particolare. Ecco, ti ricordi quanto andavi a cazzo duro quando Sonic correva come una saetta, facendo i giri della morte, sfruttando al massimo il motore grafico della console? E quanto era soffocante quando poi arrivavi a quelle sequenze fatte di salti, saltini, in cui magari prima avevi fatto 3 km in 30 secondi e ora in 5 minuti riesci a fare una decina di metri? Ecco, esattamente quella sensazione è dovuto al fatto che le strofe vengono cantati secondo dei canoni medievali per coerenza alla storia. E i canoni medievali compositivamente sono molto più vincolati confronto al lume della ragione a cui portò il progressive rock secoli dopo. In questo ascolto questo confine è molto marcato. Eppure si sente qua che c'è un enorme lavoro dietro. Ci sono dei grandi lavori di cori, così come un comparto acustico ricco, c'è del buzuki, c'è del mandolino, tastiere spigliate che sono sempre garanzia di qualità nel progressive, anche ottime nei suoni. Anche compositivamente è nobile. C'è ad esempio una sequenza che si riferisce a Gerusalemme, in cui si prende a volare di scala minore armonica. Abbiamo sicuramente dei musicisti di ottimo livello. Il punto qui è un altro. Forse ho la colpa di ragionare io troppo da musicista e mi sfugge magari l'amore di questo progetto barese per la loro terra, per le loro radici. Ma se la narrazione fosse stata sfumata parecchio di più in favore della musica, penso che molti ascoltatori, anche quelli più lì per la storia, se ne sarebbero fatti una ragione. Questo progetto è fatto anzitutto di ottimi musicisti e in quella direzione l'avrei spinto a palla, per valorizzarli anche. Ad ogni modo questa cura narrativa lo rende un capitolo coraggioso, che più controcorrente non si può, un gioiellino anche di rievocazione storica. Sono sicuro possa accattivarsi gli appassionati di storia medievale, ma consapevoli anche della nicchia di cui stiamo parlando. A tal riguardo, vi prego, qualcuno si occupi di portare questo disco all'attenzione del professor Alessandro Barbero.
culla del Cristo. Partiamo. Ci tengo ancora a menzionare, a conclusione di questa prima rassegna di Bollettino dell'Underground, con ancora altri 2-3 progetti più in pillole, ma che meritavano almeno una menzione. Monte Ceneri, da Milano un post rock ad alta digeribilità che va a pescare dai territori più easy listening, se si può usare un termine simile per il post rock, alla Explosions in the Sky, per intenderci. La produzione ha valorizzato bene le atmosfere, i brani respirano un flow che riesce a essere introspettivo senza cadere mai nel prolisso, il che nel genere non è scontato. Non è dato sapere molto altro, ho trovato soltanto 3 brani, quindi la soglia minima per farsi un'idea, ma doveroso un EP. Churchill's Fingers, suoni squisitamente 60s, aprono a una fedele commistione tra psichedelia, garage e surf, tutto rigorosamente anni 60. L'unico loro album, risalente a 4 anni fa, devo ammettere che soffriva di una certa comfort zone, di una certa prevedibilità. Ma nell'ultimo anno hanno pubblicato 3 singoli che hanno alzato in modo interessante l'asticella qualitativa. Più frizzanti, più variegati, giocandosi meglio organi fetish e chitarre veraci che sono il loro fiore all'occhiello. Buone speranze quindi per le pubblicazioni future, forti di questa recente crescita compositiva e di un sound sempre appetitoso. Arcon. Qui finiamo nel Guilty Pleasure, perché il loro album è molto low-fi, molto rudimentale. Un heavy doom un po' alla Pentagram, sia nello spirito, sia nei mezzi, con la scelta curiosissima di cantare tutto in sardo, con questo gusto spartano, che per i feticisti del doom più ignorante, della Lada Niva, del Casumarzu e delle grappe casalinghe, può risultare un manicaretto. Mi rispecchio un po' anch'io in questi fetish, non certo per tutti, anzi, a cui si sommeranno molti sardi curiosi e rigattieri in genere, immagino. Ecco, fatto ciò, direi che per questa prima edizione del Bollettino dell'Underground siamo arrivati alla fine. Quindi della 50ina di progetti proposti ho trovato opportuno portare all'attenzione di tutti voi 13 release a conti fatti. Questa rubrica, la vedrete occasionalmente, ripeto, si sposterà qui e la rivedremo nella prossima stagione ormai. Al momento, ricordo, le candidature sono chiuse, ma non tarderò a annunciare una seconda tranche su Instagram con semplice invio di link all'ascolto via mail. Ne parliamo più avanti. Per oggi grazie come sempre per essere arrivato alla fine di questo video. Mi raccomando, se ti piacciono questi progetti, un follow nelle loro pagine social è d'obbligo per supportare l'Underground, e ci vediamo tra una decina di giorni con un'altra delle rubriche a cui sei più abituato. Per oggi è tutto, a presto!